Come da tradizione in vista del Natale, l'Associazione Nazionale Sociologi si è riunita presso la Sapienza nella Sala Wolf per parlare di argomenti di stretta attualità. L'occasione è stata colta per trattare l'intelligenza artificiale e i suoi sviluppi in termini occupazionali. Dunque, sì, ci sono delle indagini statistiche che dicono che per merito dell'intelligenza artificiale ci saranno un 30% in più di posti di lavoro, eccetera, eccetera, nei prossimi 10-20 anni. L'unico problema è che a me risulta che quando a fine Settecento ci fu l'industrializzazione, le catene di montaggio nei primi del Novecento, eccetera, sono aumentati i robot e sono diminuiti i lavoratori. Ecco. Lei ha scritto un libro sull'intelligenza artificiale? Ho scritto un saggio, diciamo un saggio che è stato scritto, finito di scrivere ad agosto di quest'anno, quindi è molto molto recente. La tavola rotonda ha visto la partecipazione di molti docenti esperti in materia. Non riesco a quantificare, ma certamente la perdita già adesso penso sia sostanziale, perché tante attività, se basti pensare anche per esempio tante edicole che stanno chiudendo, perché anche i giornali cominciano a essere quasi sempre diffusi solo online, e quindi se ora siamo all'inizio, ma già in maniera piuttosto forte di questo fenomeno, crescerà in tono esponenziale e ci saranno grandissimi danni per quello che è l'attività di un singolo. Cosa importante è questa, che non sostituirà soltanto il lavoro ripetitivo e meccanico, e questa è la grande paura, andrà a incidere anche sul lavoro creativo, come può essere per esempio quello degli addetti ai servizi di pubbliche relazioni, oppure come quello degli sceneggiatori delle serie televisive, come per esempio dimostra lo sciopero che è stato in corso nei mesi scorsi da parte degli sceneggiatori di Hollywood, proprio perché l'intelligenza artificiale è in grado di progettare anche la trama dei serial, dei film, a seconda di quelli che sono gli input che gli vengono dati. E di conseguenza non sostituisce tanto il lavoro ripetitivo, operaio, eccetera, ma soprattutto quello creativo.